Salve, mi chiamo Daniele Castellaneta e sono tetraplegico, il che vuol dire che sono paralizzato dal collo in giù. Vivo questa situazione da circa 4 anni e ho deciso di fare questo video per intervenire su quanto è stato detto in questi giorni a proposito delle Paralimpiadi. Anche io condivido in pieno il pensiero di Paolo Di Raggio, in quanto ritengo che queste Paralimpiadi non diano nulla di buono all'handicap, anzi, sono servite solo unicamente a sperperare e sprecare milioni di euro che potrebbero essere benissimo investiti in ricerca. Quando parlo di ricerca, parlo dei ciechi, parlo dei neoresi, parlo di persone che sicuramente nei prossimi anni avranno la possibilità di tornare a essere soggetti attivi all'interno della nostra società. Invece con queste Paralimpiadi si è voluto praticamente pontificare al massimo livello l'handicap, la disabilità, l'essere diverso. Io vorrei dire anche che quando si parla di handicap bisogna fare molta attenzione, perché ci sono persone come me che vivono purtroppo in un letto, alcuni sono anche collegati 24 ore su 24 a un respiratore, non hanno la possibilità neanche di espletare autonomamente le funzioni vitali. Quindi dobbiamo fare veramente molta, molta attenzione quando parliamo di handicap. Ho sentito di persone che dicono che addirittura non rivolrebbero le proprie gambe indietro. Ci rendiamo conto? Secondo me l'handicap è una cosa da temere, ma veramente temere. È assurdo volerlo pontificare. Niente, che dire. Concludo questo video con veramente tanto rammarico, perché c'è tanta gente che ha parlato di eroi, di superuomini, quando purtroppo, nella maggior parte dei casi, si tratta di persone che a seguito di sventure è stata trasportata all'interno di questo turbine dello sport, delle Paralimpiadi, senza capire che diventava soltanto l'ingranaggio di un grossissimo meccanismo mediatico che tende a far soldi, a sfruttare la disabilità e la sofferenza altrui, quando invece si potrebbe veramente far tanto nel campo della ricerca. Vi saluto e vi invito a meditare su quanto detto. Saranno apprezzati tutti quanti i vostri commenti. Arrivederci.